Chiaramente noi abbiamo dei ritmi molto alti, quindi anche insomma, infortuni o squalifiche ci stanno, e non è un problema perché abbiamo una rosa abbastanza competitiva. Il primo tempo insomma, non è andato tanto bene perché eravamo un pochino lenti nel girare la palla, io ho chiesto dei ritmi alti perché loro avevano meno rotazioni di noi. Insomma, però sapevamo che tenere i nostri ritmi con 7 persone insomma, era difficile, quindi eravamo certi che il secondo tempo sarebbero crollati ed è stato così, insomma, alla fine è stata più semplice del previsto il secondo tempo. Due spunti di riflessione, il primo Daniello in fase difensiva, non ce l'aspettavamo neanche noi così concreto, è una sicurezza, il secondo Potenza in zona gol. Per quanto riguarda Silvio, io ho i due centrali fuori, quindi insomma abbiamo lavorato con lui nelle ultime 2 settimane proprio per cercare di abituarlo a un ruolo che comunque con i piedi e la testa che ha fa senza nessun tipo di problema. Pietro, io dall'inizio dell'anno gli sto dicendo che deve fare l'attaccante perché ai tempi purtroppo ha un grosso limite che è quello che tira sempre a volo. E se tirasse un pochino meno al volo e facesse come ha fatto sul gol, insomma, a lui bastano 2 toppi perché ha un passo più veloce rispetto alla media dei giocatori. Deve abituarsi a ragionare un pochino di più e non tirare sempre a volo, farebbe tanti gol. Diciamo che il primo tempo è finito sull'1-1 perché comunque loro erano contati e comunque sono riusciti a mantenere i nostri ritmi, però poi dovevano per forza abbassarli, non potevano tenere il pressing fino alla fine. Tante rotazioni in panchina, sicuramente un punto di forza, tu sei fra i più utilizzati, con te Alessio Borrelli, oggi una partita particolare per lui perché non c'è sempre, però se l'è cavata molto bene. Sì, Alessio se facesse tutti gli allenamenti della settimana penso che giocatori come lui, anche in questa categoria, non ci sono, però purtroppo un po' il lavoro, un po' altri problemi comunque lo portano adesso ad assentarsi agli allenamenti. Nota margine della partita, hai superato Potenza proprio in extremis nella classifica marcatori della vostra squadra. Aveva fatto 2 gol, infatti l'ultima mi si è messo a ridere, insomma, convinto che la partita fosse finita, e invece dai, ne ho fatti 2 anch'io e sto di nuovo lì sopra. Dedica per la doppietta? Sicuramente alla ragazza che è a casa con l'influenza e poi a Mister Ventimiglia che, come già abbiamo detto, in settimana scorsa ha perso una persona molto importante. Mister, ci sta perdere su questo campo in casa del Cuscaserta, anche se c'è un po' di rammarico per come è andata la partita, soprattutto nel secondo tempo. Sì, vabbè, comunque è un avversario diretto, giochiamo in casa loro, un campo grande, una superficie che noi non siamo abituati, ci sta a perdere. Il rammarico è sempre che ogni sabato abbiamo qualche ammonito e squalificato per la prossima partita, quindi abbiamo sempre lo stesso problema con pochi cambi dovuti alle squalifiche. Le prossime partite con queste assenze purtroppo saranno anche determinanti in chiave salvezza, come pensa di affrontarle? Sì, comunque sono determinanti perché ogni sabato abbiamo o l'attaccante, il pivot in meno, oppure il centrale difensivo, stiamo sempre con, non avendo una rosa ampia, però comunque abbiamo dimostrato di sopperire con altri mezzi, con la grinta come contro l'Avellino che eravamo con 3 squalificati, quindi in casa semmai comunque ce la giocheremo tutta.